Da sempre OMD si è interrogata su quali fossero i principali fattori che influenzano la comunicazione tra il brand e il consumatore finale, tra le brand soprattutto in questo caso. Nell'ultimo periodo, dall'analisi che abbiamo fatto, sembra prendere molto più peso il fattore empatia. Empatia vuol dire, diciamo, la base dell'empatia è un meccanismo a specchio, quindi una relazione one to one con... sentite meglio così? Top. Quindi una relazione one to one, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che per le aziende diventa fondamentale capire con chi stanno comunicando, capire le caratteristiche. Per fare questo le aziende si devono dotare e devono cambiare quello che sia, sia la parte di struttura che la parte di processi. I principali fattori che intervengono sono sicuramente una forte digitalizzazione, un'analisi, next slide, un'analisi di quali sono i touch point media che andiamo a misurare e qual è il loro impatto, e l'utilizzo del dato. Oggi siamo qua per parlarne con Michele Petrilli, Digital Communication Manager di Nissan. Buongiorno a tutti. Con Cristina Mannucci Benincasa, Head of Marketing Sud Europa di EasyJet. Buongiorno. E Stefano Cervini, Head of Marketing Intelligence di Analect, sigla della holding Omnicom. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto partiamo con Stefano. Qual è, come vede la Digital Transformation un centro media? Allora, in effetti la Digital Transformation è un tema molto caldo. Considerate, giusto per contestualizzare la questione, che mediamente in Italia, in lingua italiana, su siti e domini pubblici ci sono circa 100.000 conversazioni al mese che hanno questa combinazione di parole: Digital Transformation, trasformazione digitale, digitalizzazione. Quindi vuol dire che è veramente il tema caldo della nostra, del nostro momento, della nostra epoca. Noi come Analect, come OMG, abbiamo una visione, per fortuna, privilegiata di questo fenomeno, essenzialmente per due motivi. Uno, perché siamo un'azienda di 450 persone e quindi come azienda, come entità, anche noi viviamo la digitalizzazione, la nostra digitalizzazione. E poi, essendo un'azienda di comunicazione, abbiamo circa 150 clienti in Italia, ci occupiamo di consulenza nei loro confronti, vediamo dalla piccola realtà imprenditoriale ai grandi gruppi, alle grandi multinazionali, come la digitalizzazione impatta su queste aziende. Non c'è una regola universale. Tendenzialmente le grandi aziende, per le grandi aziende digitalizzazione vuol dire integrazione e controllo. Invece per quelle più piccole tendenzialmente la digitalizzazione è sinonimo di innovazione e di competizione. Il fattore, comunque il minimo comune denominatore di tutte le aziende è digitalizzazione, significa mettere al centro dei propri processi, del proprio modo di lavorare, il consumatore, il proprio cliente. Per noi come agenzia di comunicazione i nostri clienti sono i marketers, sono gli investitori in comunicazione, per cui noi stiamo investendo da diversi anni denaro e risorse umane per cercare di mettere a sistema tutte le informazioni, i dati di comunicazione dei nostri clienti, raccoglierli, sistematizzarli, e non soltanto i dati digitali. È vero che qua stiamo parlando di web e di digitale, però il digitale ci permette di raccogliere, di digitalizzare anche ciò che è offline, quelli che sono le vendite, quelli che sono gli accessi a un concessionario, tante cose. Stiamo investendo tantissimo. Non è sufficiente, quando si parla di digitalizzazione, dire sto raccogliendo i dati, sto ingestendo, come dicono anche gli inglesi,
una grande quantità di dati. Questi dati devono essere essenzialmente razionalizzati, devono essere normalizzati, perché sennò diventa il caos. C'è il rischio poi di perdersi la foresta per colpa degli alberi, andare eccessivamente nel dettaglio e rimanere su un piccolo particolare e perdersi il disegno complessivo. Lo scarico a terra di tutto questo processo serve per aiutare i marketers a prendere delle decisioni. A prendere decisioni che non sono più, e qua apro la parentesi super quark, non è più una decisione IPO, cioè Highest Paid People Opinion, ma le decisioni devono essere BIRDS, Business Intelligence Decision Oriented. Quindi non è più il peso del top manager o del capo, quello che è più pagato in azienda, chi decide, ma sono i dati e la business intelligence che aiuta a prendere queste decisioni. Quindi sicuramente per un centro media misurazione e gestione del dato è sicuramente il core della digital transformation. Per quanto riguarda invece il mondo EasyJet sicuramente è molto centralizzato su un'acquisizione online, quindi presumo che la parte di trasformazione digitale abbia un'importanza rilevante. Sì, la trasformazione digitale, che fa parte poi dell'innovazione in azienda, noi facciamo integrazione e controllo, ma anche innovazione, è nel DNA dell'azienda. Un'azienda tutto sommato giovane, perché ha solo 24 anni, e di fatto è arrivata creando un modello diverso di viaggiare, e che ha reso molto più affordable, come dicono i nostri colleghi inglesi, il viaggio in Europa. E oggi questo lo ha fatto con un modello di business innovativo che riducesse i costi ma mantenesse la qualità per i passeggeri. E oggi l'innovazione come si applica? Soprattutto l'innovazione tecnologica in molti modi. Se guardiamo il mondo delle operations, vi faccio alcuni esempi, utilizziamo i droni, e questo in fase sperimentale, per ispezionare gli aeromobili dall'alto, e quindi è più facile e i tempi sono molto più ridotti. Utilizziamo la realtà aumentata, anche questo in fase di sperimentazione, per gli ingegneri che sono lontani dall'aeromobile, perché ricevono le immagini sostanzialmente attraverso gli occhiali virtuali dell'aeromobile nel centro di controllo, per poter poi valutare il tipo di problema che c'è. Utilizziamo tecnologie, vi ricorderete, per qualcuno che ha qualche anno di più, nel 2010 in Europa si è praticamente smesso di volare per un problema con un vulcano in Islanda. Usiamo delle tecnologie che sono state sviluppate con un partner tecnologico per poter, a distanza di 60 km, cominciare a identificare se ci sono delle ceneri nell'aria, e da lì poi prendere le decisioni. Quindi digitalizzazione anche a livello predittivo, con impatto esatto, non sulla parte media ma sulla parte di processi aziendali. Esatto, esattamente. Un esempio proprio sul modello di tipo predittivo è la manutenzione predittiva, e quindi il poter ricevere tutti i dati dai sistemi, dagli aeromobili, su dei dashboard, e da lì anticipare quello che potrebbe essere il problema e quindi poter intervenire in anticipo. Quindi qui immaginate, da una parte risparmio di tempo, e quindi la possibilità di rendere disponibile l'aeromobile molto più velocemente, o di risolvere il problema che magari sta tenendo fermo l'aeromobile più velocemente, ma anche riduzione dei costi, che rende poi più conveniente l'acquisto del biglietto sostanzialmente. Questo magari un punto che Stefano ha sottolineato sono i dati. Negli esempi che vi ho fatto potete immaginare che tutti funzionano con una raccolta di dati. EasyJet ha dichiarato l'anno scorso, con la nuova strategia, che vuole essere la compagnia aerea più... Che vuole essere la compagnia più data driven al mondo. Quindi qui è nato un processo di trasformazione all'interno dell'azienda, perché tutte le funzioni aziendali utilizzino i dati in maniera diversa, per cui le sfide a cui accennava Stefano di integrazione, per esempio, ci sono,
e vengono man mano affrontate. Poi magari nel corso della tavola rotonda parleremo di alcuni esempi che si applicano di più al marketing e alla parte media. Quindi sicuramente è un processo in atto. So che ad esempio Michele, per quanto riguarda Nissan, è un processo che sicuramente anche per EasyJet è già partito e ci sono degli aggiornamenti costanti. Sì, è già iniziato qualche tempo fa, senza aggiungere, o meglio, aggiungendo qualcosa a quello che ha detto Cristina, che sicuramente è vero anche per Nissan. Diciamo che la nostra trasformazione digitale è passata, sta passando attraverso tre fattori. Il primo fattore è quello di andare ad evangelizzare tutti gli stakeholders aziendali, quindi quello che abbiamo fatto è stato più di un anno fa coinvolgere un partner esterno, uno degli OTT, per erogare dei corsi all'interno dell'azienda a tutta la popolazione aziendale, e parlando non solo esclusivamente del corretto ad esempio utilizzo dei social, non solo parlando di cosa significa digitalizzazione e approccio digitale chiaramente al business, ma andando anche ad approfondire tutto ciò che riguarda l'acquisizione del dato. Quindi che cosa significa? Significa che chiaramente ogni scelta, ogni attività che viene pianificata deve essere in qualche modo organizzata per poi andare ad ottenere dei dati che possano essere utilizzabili. Per una, diciamo almeno questo dalla nostra esperienza, per una corretta riuscita di un processo di digitalizzazione e trasformazione digitale interna, è importante che siano on board anche tutta la linea del top management, perché molto spesso sono loro a dover prendere delle decisioni e se non hanno conoscenza di tutte le potenzialità, possibilità in ambito digitale, chiaramente questo può essere un limite. Nuovi prodotti, nuovi processi, l'evangelizzazione deve essere anche top down, quindi partendo esattamente dalla parte più alta. Sì. Se non si creano subito blocchi. E spesso non è semplice, quindi chiaramente è qualcosa su cui bisogna sicuramente lavorare in tutte le organizzazioni. Un altro fattore è quello di dotarsi di risorse che siano il più possibile specializzate. Si pensi ad esempio al fatto che poi tutta questa mole di dati va in qualche modo approfondita, analizzata, gestita, e quindi una figura di un data scientist, di un data analyst all'interno dell'organizzazione è fondamentale per poter prendere delle corrette decisioni. Oltre a questo, chiaramente rispetto al passato, ma questo anche per permettere in qualche modo che i brief magari dati all'agenzia media siano molto chiari, quindi con degli obiettivi chiari e raggiungibili, avere delle risorse che siano specializzate in ambito programmatic, in ambito social, piuttosto che in ambito web, chiaramente facilita la comunicazione tra diciamo gli stakeholders esterni all'azienda e i brief che provengono dall'azienda. Quindi diciamo digital transformation non solo interna all'azienda, ma per comunicare meglio con quelli che sono i fornitori e i partner anche. Esattamente. E l'ultimo punto dal mio punto di vista, scusate il gioco di parole, è che tutto questo senza una struttura hardware, senza una struttura software adeguata e connessa tra tutti i diversi dipartimenti, per evitare appunto che ci siano dei ragionamenti effettuati per silos, quindi dei ragionamenti che non prendano in considerazione tutte le informazioni disponibili, perché poi il dato è un'informazione, no? E bisogna dotarsi di sistemi che riescano ad integrare tutte le informazioni provenienti da, pensiamo al discorso delle vendite, ma non solo, tutta la parte di post vendita, dei servizi finanziari, dei servizi assicurativi, della telemetria delle vetture, cioè ci sono tante di quelle informazioni oggi che vanno chiaramente integrate e che devono essere utilizzate per poter lanciare una campagna di marketing che sia efficace il più possibile. Quindi risorse umane, skills, quindi lavorare sulle persone e sulla qualità delle persone, tecnologia sono sicuramente la base. So che Nissan è molto data driven anche a livello aziendale. Come viene visto da te il dato? Sì, è diventato un po' un mantra il discorso del dato, anche perché oggi è il tema più caldo ovviamente che c'è sul mercato. Chiaramente è qualcosa di realmente complesso, bisogna dirlo.
perché noi siamo in un processo in cui la nostra maturità digitale dal punto di vista del dato ci permette di avere n dati a disposizione da tutti i canali media, ma anche avere più dati all'interno dello stesso canale. Quindi oggi riusciamo a pianificare le attività con uno specifico ritorno sull'investimento per ogni singola attività. Il passo ovviamente successivo sarà quello di avere anche una personalizzazione del dato, ovvero non prendere the best option, quindi leverage che da utilizzare in termini di dato per una campagna, ma chiaramente cercare di avere più touch points che ci permettano di personalizzare il più possibile, utilizzare in maniera personalizzata questo dato. Ovviamente se parliamo di dato non possiamo non parlare di DMP, Data Management Platform. Ovviamente avere una DMP oggi è necessario, ma non è più sufficiente, lo era probabilmente qualche anno fa. Noi abbiamo la nostra DMP, lavoriamo molto sul dato di prima parte, quindi chiaramente pensiamo a tutto il discorso dell'onboarding CRM, di tutta la parte comportamentale, ad esempio il dato di prima parte proveniente dalle piattaforme digitali. Quindi dato di prima parte, soprattutto utilizzando la DMP in questo caso, e legandoci al discorso empatia, quindi comunicazione one to one, vuol dire non solo comunicare delle creatività ad hoc grazie a un dato rilevante di prima parte, una customizzazione, una segmentazione molto dettagliata, ma anche lato sito, quindi anche un site sulle property, migliorare quindi anche la parte di user experience. Assolutamente sì, infatti noi utilizziamo il dato di prima parte per fornire appunto l'on-site personalization, quindi utenti differenti che nello stesso momento approcciano al sito web vedranno dei contenuti diversi. Questo ovviamente può essere fatto in modi differenti a seconda che si tratti di first time visitor, quindi diciamo così potenziali clienti o comunque utenti cookizzati all'interno delle varie piattaforme non proprietarie, che quindi invece si approcciano in qualche modo a vedere dei contenuti sul nostro sito web, o magari sono utenti di ritorno, quindi chiaramente hanno consultato delle sezioni specifiche, in quel caso verrà loro proposto e quindi saranno esposti a dei contenuti che sono in linea con quanto hanno già visitato. Oltre al dato di prima parte, l'altro elemento fondamentale è il dato di seconda parte e nonché anche il dato di terza parte. Ovviamente per il dato di seconda parte è un tema su cui siamo fortemente supportati poi dal team di Analect, che attraverso ovviamente anche il potere contrattuale, bisogna dirlo, ma le partnership che vengono messe in piedi con tutti i vari fornitori, provider di dato, sia verticali sia in maniera un pochino più allargata, ci permettono di arricchire il nostro dato di prima parte da utilizzare per la delivery delle campagne. Oltre a questo c'è tutto il discorso legato al dato di terza parte. Legato al dato di terza parte è un mondo ancora poco trasparente, bisogna dirlo, perché quello che abbiamo visto andando sul mercato ad acquistare i dati di terza parte da utilizzare all'interno delle DSP è quello che poi in ambito programmatic è quello che abbiamo visto, diciamo, in questi casi specifici, è il fatto che magari lo stesso dato di terza parte utilizzato per la stessa tipologia di campagna in periodi leggermente diversi ha funzionato completamente in maniera differente. Quindi l'impressione che si ha poi lato magari diciamo cliente è che siano una sorta di black box, dove non avendo visibilità e trasparenza sugli algoritmi che poi vanno a costruire i segmenti che vengono pushati all'interno degli DSP, diventa molto difficile capire cosa c'è dentro realmente. Quindi sicuramente un provider costruirà il dato in un modo, un altro provider lo costruirà in un altro, quindi un utente caldo o interessato con intento all'acquisto sarà costruito in un modo su un provider e differentemente su un altro. Quindi un tema di dato, di qualità del dato e di chi lo certifica, perché ad oggi sono praticamente autocertificati dai data provider. C'è un tema, diciamo, molto importante legato appunto alla certificazione, che oggi non esiste, quindi la fase di test è fondamentale ed è determinante per capire come ti lavora il dato, però quando poi ti trovi di fronte a una situazione dove vedi che questo dato funziona molto spesso in maniera differente all'interno di campagne identiche o simili, qualche domanda te la fai. Sicuramente c'è un tema di refresh del dato, quindi non saranno sempre uguali, però non possono differire, diciamo, in una scala da 1 a 10, 1, 9. Chiaramente dovrà esserci un po' più di vicinanza, diciamo così. Parlando di dato di
seconda, terza parte invece vorrei sapere cosa ne pensa, e quando dico cosa ne pensa intendo anche da parte mia perché lavoriamo per la stessa azienda, però cosa ne pensa Analect? Allora, sicuramente il dato è quello che viene definito il new oil della nuova, di questo periodo, cioè il nuovo petrolio. A tutti indistintamente danno valore al dato. Questa similitudine tra dato e petrolio secondo me è molto azzeccata, perché non c'è soltanto un aspetto nell'uso del dato, quindi nella parte finale, quando noi mettiamo la benzina nel nostro serbatoio, ma c'è tutto dietro una catena che è cruciale, perché quest'olio, questi dati devono essere estratti, devono essere incanalati, devono essere raffinati secondo determinate regole, determinate metodologie. E come per il petrolio, il dato può avere diverse fonti e diversi livelli qualitativi. Questo è cruciale per tutti noi in OMG, in Analect, tanto che da 4 anni noi abbiamo messo a punto una DMP, una Data Management Platform proprietaria. Perché abbiamo scelto questa soluzione che può sembrare in un mondo globale un po' anacronistica? In realtà ci ha permesso di essere estremamente flessibili. Spesso delle soluzioni globali sono bellissime, sono fighissime perché hanno dietro un grande nome e sono sicuramente funzionanti, ma non ci permettono di adattarci a quelli che sono spesso le esigenze dei nostri clienti. Per cui, sviluppando una piattaforma nostra proprietaria flessibile, siamo riusciti a costruire un portfolio di editori, di partner, di oltre 400 siti verticali di qualità che noi seguiamo quotidianamente e che ci permettono di costruire delle audience altamente profilate e di qualità e trasparenti, come diceva giustamente Nissan, perché spesso in questo mondo c'è un po' di mancanza di trasparenza. Con il nostro dato riusciamo a venire incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri inserzionisti. Queste audience fatte su misura possono essere banalmente attivate in programmatic, ma oggi sono sempre più utili anche per fare strategia, perché se fino veramente a qualche tempo fa la comunicazione, soprattutto offline, era ridotto a un target che era un socio demo, uomini, donne, una fascia d'età o peggio ancora alle famose ormai estinte responsabili di acquisto, all'RA, una cosa che non esiste più. In realtà oggi attraverso il dato è possibile arricchire questi profili e capire che c'è un uomo di 25-34 anni che ha un profilo, ma un uomo di 25-34 anni che ha altri interessi e fa altre cose. Quindi attraverso questo paniere di editori, attraverso l'intelligenza artificiale, perché ovviamente la nostra piattaforma ha algoritmi che vanno a segmentare gli interessi, i subinteressi di navigazione, è possibile scegliere e costruire il target perfetto per ogni singola cliente. L'ultimo, una cosa che voglio sottolineare è che oggi siamo alle DMP, in realtà si sta accelerando perché le fonti sono sempre maggiori, non c'è soltanto un web browsing, non ci sono dei dati di navigazione, ci sono dati di location, dati di exchange, ci sono la moltiplicazione dei device, abbiamo 2 telefoni a testa, una smart TV, 2 tablet e il futuro sarà sicuramente nelle mani di chi riuscirà a creare delle piattaforme di identity resolution, in modo tale da riuscire a connettere tutti i touch point che una persona ha a un unico ID, a un unico riferimento, in modo tale di avere veramente una consumer journey non soltanto digitale, ma anche offline. E quindi questo è sicuramente il prossimo sicuramente passo. Sicuramente il tema addressable è un tema rilevante da questo punto di vista, quindi condivisione di audience tra diversi device, tra cui sicuramente il mondo della televisione, anche se a livello commerciale penso che in Italia siamo ancora un po' indietro. Passando da un'analisi del dato di seconda e terza parte, sia per quanto riguarda l'attivazione sia per quanto riguarda la parte dell'analisi, un brand, un business model come quello di EasyJet,
che vive tanto su frequenza e fidelizzazione. Penso che dato di prima parte sia estremamente importante per voi. Sì, lo è. Diciamo che il primo asset che utilizziamo è il classico, chiamiamolo classico CRM, con dati di clienti. Per l'Italia, per esempio, sono 2 milioni di persone nel nostro database. Lì, da quello, abbiamo il primo livello, diciamo, di informazioni che a noi interessa, chi sono, come viaggiano, quante persone, se viaggiano per lavoro, se si viaggiano per piacere, le destinazioni ovviamente che preferiscono, ma anche se sono dei frequent flyer, se sono dei commuters, quindi tutta una serie di caratteristiche. Questa è la prima fonte. Io direi che la seconda per noi è l'app di EasyJet, oggi utilizzata in Europa da 15 milioni di persone, considerata la migliore nell'industria, e permette al viaggiatore di gestire il suo viaggio dall'inizio, quindi dalla ricerca fino alla prenotazione, il tracking dello status del volo, essere informato se ci sono delle variazioni, e quindi è uno strumento che abbiamo in mano tutti quanti, e da qui diciamo c'è accesso all'esperienza. Diciamo che è come avere un panel interattivo, interrogabile, per esatto. Capire user experience, processi, richieste del consumatore, quindi presumo anche poi un next step, uno sviluppo di prodotti ad hoc piuttosto che offerte. Esatto, è proprio così. E un esempio di sviluppo, diciamo, ad hoc è stato sempre legato al mondo del mobile, quindi delle app, e lo sviluppo di un'app per Instagram, si chiama Look and Book, e permette, da una foto che vedete su Instagram, di poter capire qual è il luogo e capire come, se vi piace ovviamente, come arrivarci con EasyJet. E tra l'altro proprio questo mese viene resa disponibile per iOS in italiano, quindi è proprio il momento. Quindi, almeno quelli che sono in questa sala devono essere i primi converter. Sì, però tutti questi sono touch point che ci danno dati primari. E mi aggancio poi a quello che ha detto Stefano. E utilizziamo dati per fare poi marketing che arrivano dalle misurazioni. Quindi misurazione, quindi legarsi anche a quello che poi è la misurazione dei touch point media. Esatto, e questo avviene sia a livello macro, diciamo così, un lungo periodo di tempo, tutte le campagne che abbiamo fatto, quali sono state le campagne più performanti e quelle meno, con quale mix di canali e così via, a seconda, questa attenzione importante, dell'obiettivo che ci siamo dati. E questo è un punto molto importante, perché per lo stesso brand, prendiamo EasyJet, l'utilizzo del mix di canali può essere diverso, la scelta può essere diversa a seconda dell'obiettivo che ci diamo. Se è un obiettivo di brand awareness, scegliamo un certo tipo di mix ottimizzato, se è più di conversione, per esempio la prenotazione, non necessariamente usiamo gli stessi canali, e sicuramente in modo diverso. Sicuramente la misurazione dei touch point diventa estremamente importante, perché spesso non basta dire faccio un'attività performance, perché le attività performance di per sé sono create per essere di per sé cappate. Pensiamo al principale canale performance, che è il motore di ricerca. Esatto. Naturalmente ha un limite legato a quelle che sono le ricerche degli utenti, che possono essere il brand o il prodotto stesso, quindi un viaggio piuttosto che un modello di auto, piuttosto che un segmento, esiste un cap. A meno che non sia preso il generico. Almeno che non sia preso il generico. Google è molto contento, dove si riesce a spendere una quantità di soldi imbarazzante. Quindi diventa importante anche capire quali sono i touch point relativi ai KPI di brand, che muovono i KPI di performance. Quindi spesso l'awareness non è un KPI fondamentale per muovere, per alzare le soglie di saturazione per quanto riguarda il mondo dell'acquisizione, mentre invece probabilmente favorability, consideration, intention to buy sono quelle metriche che potrebbero essere analizzate e inserite anche in altre misurazioni. Esattamente. Nissan invece cosa ne pensa del mondo, diciamo, legato al touch point e alla misurazione dei media? Allora, sicuramente c'è da dire che i touch point sono veramente tanti,
E se è vero, insomma, che magari un touch point può essere più importante di un altro, è anche vero che non esiste un business con un solo touch point. Quindi avere e riuscire a mappare completamente attraverso quella che è una customer journey analysis fatta veramente in maniera ampia quelli che sono tutti i punti di contatto con il potenziale cliente, e questo è l'unico modo, insomma, per avere una strategia vincente. E chiaramente il numero di touch point dipende molto dalla complessità del business e da quella che è l'incidenza all'acquisto del budget. Quindi ovviamente acquistare un capo d'abbigliamento avrà sicuramente minimo touch point che acquistare una vettura. Si pensi ad esempio al famoso word of mouth che c'è, insomma, il passaparola, il cosiddetto passaparola di sull'acquisto di una vettura, per cui vengono richieste informazioni a familiari, conoscenti, amici. Probabilmente per un capo d'abbigliamento è un po' meno così, non dico che non sia così, ma sicuramente è un po' meno così. Quindi per diciamo prendere delle decisioni che siano stabili e che siano corrette, bisogna un po', diciamo così, spostarsi da quella che è la logica last touch a multitouch. Quindi fino a qualche tempo fa, per valutare la performance in termini di conversione, veniva presa in considerazione solo il last touch, quindi l'ultimo punto di contatto, ovvero quello che aveva generato la conversione. Oggi, ma già da qualche tempo, ci si è accorto in realtà che questo è un approccio sbagliato, perché molto spesso in ambito decisionale un touch point che viene prima di quello che genera la conversione può essere in qualche modo, può avere un impatto maggiore. Quindi a quel punto l'effort in termini di comunicazione deve essere necessariamente messo su quel touch point. Touch point oggi ovviamente non sono solo digitali, chiaramente quelli digitali ci aiutano molto perché sono facilmente misurabili e ottenibili, però ovviamente bisogna prendere in considerazione anche tutto il mondo offline. È vero che oggi c'è una convergenza, diciamo, tra il mondo online e il mondo offline. Si pensi a tutta la parte di, ad esempio, addressable TV, al digital out of home, quindi le affissioni digitali, chiaramente risentono di metriche puramente digitali, quindi di conseguenza diventano anche misurabili. Addirittura tutto il mondo del digital out of home, il prossimo step è far vedere, quando sento molte agenzie dire facciamo programmatic sul digital out of home, quando mai andrò a fare una comunicazione data driven in attivazione o cambia comunicazione ogni volta che passo davanti a un cartello pubblicitario o non è real time bidding. Quello che verrà fatto sicuramente col dato è che sta già avvenendo in Europa, è un'analisi del target che viene esposto, quindi grazie a device, ID, quindi legandoci anche il discorso sia del touch point che del dato, andare a poi cambiare una pianificazione successiva sulla base di quello che è il passaggio davanti. Se pensiamo soltanto che apre un negozio, apre un McDonald's, non lo dico perché è il nostro cliente, ma sicuramente cambia anche il target di comunicazione e gli utenti che vengono esposti. Quindi sicuramente importante anche quello. Assolutamente. E quindi diciamo questo passaggio dalla touch al multitouch ovviamente impone anche uno switch da un punto di vista strategico, quindi si passa da modelli di attribuzione un po' più semplici a chiaramente dei modelli econometrici, quindi modelli in cui vengono prese in considerazione n variabili, quindi sicuramente tutte le informazioni e dati provenienti dalle attivazioni digitali, tutti i dati provenienti poi dalla nostra DMP, quindi il dato di prima parte, il CRM, quello che dicevamo prima, insomma, che poi è fondamentale per l'analisi, insomma, per tutte le campagne, ma quello che viene iniettato all'interno di questi modelli sono anche parametri, se volete, un pochino più specifici legati a tutta l'attività di pricing, quindi l'attività di competition, di mercato, e oltre a questo ovviamente necessariamente tutta la parte di vendite, di media, e ci sono dei fattori che secondo me giocano un ruolo determinante per intercettare o capire qual è il momento migliore per il lancio di una campagna, perché la stessa campagna costruita allo stesso identico modo può funzionare in maniera completamente differente a seconda del periodo, e sono le aspettative economiche, ovvero si pensi a un periodo di elezioni, business fermo, magari molti comparti sono fermi perché sono legati alle commesse pubbliche, si pensi allo spread, a turbamenti. Ricordo anche un'analisi che avevamo
fatto qualche anno fa sull'impatto del PIL rispetto a quello che potevano essere i volumi di acquisizione o di richieste. Esattamente, quindi da lì si può anche capire, la dico in maniera semplice, la stagionalità migliore che deve essere presa in considerazione all'interno di un modello econometrico. Si pensi ad esempio, immagino che EasyJet in questo sia particolarmente impattata come noi, al discorso Brexit. Noi abbiamo la produzione in Inghilterra per molte airline e EasyJet ha anche, credo, una diciamo così, un headquarter UK, quindi chiaramente anche questa roba, tassi di cambio che possono chiaramente in caso di Brexit andare a determinare la riuscita o meno di una campagna o semplicemente di quella che è l'attività di business. Quindi diciamo prendere in considerazione tutti i dati, media e non. Esattamente. Quindi parliamo di misurazione e parlando di misurazione parliamo anche di econometrie. Quindi parliamo del core del business di Analect. Quindi Stefano, qual è il tuo pensiero riguardo? Ma sicuramente, come diceva Michele, ormai tutte le aziende sono convinte che avere un framework di misurazione sia essenziale. Per quel che riguarda la comunicazione, la misurazione è quell'elemento, quel trade union che permette una soluzione, un processo continuativo, nel senso che abbiamo un brief, abbiamo una strategia di comunicazione, facciamo dell'attivazione dei touch point, misuriamo per poi imparare e ricominciare. E giustamente anche un modo anche per avere budget dagli headquarter. Diciamo che la misurazione idealmente dovrebbe essere incentrata su un KPI, cioè il profitto, le revenue di un'azienda. In realtà, appunto, come diceva Michele, dato che poi i touch point sono numerosissimi, dobbiamo, come dire, settare questo aspetto e avere magari un set, un nucleo di KPI da misurare continuativamente. Io penso che, immaginatevi una matrice, cioè la misurazione può essere fatta secondo me secondo due dimensioni. Una è il momento del consumer journey del nostro cliente in cui noi facciamo la misurazione, che può essere la parte alta di un funnel, brutta parola, però insomma la parte di awareness è diversa ovviamente da una parte di conversion. E l'altra dimensione è la granularità del dato, cioè che spesso è correlata alla frequenza con cui noi facciamo questa misurazione. Ci sono delle misurazioni che ci vogliono mesi per portarli a termine. Pensate ad esempio alla misurazione di una sponsorizzazione di Nissan alla Champions League. Non è che si fa in un giorno, ci vuole tempo. Però è anche vero che la stessa brand awareness, lo stesso sentiment che le persone, i consumatori hanno verso una marca, lo possiamo misurare quotidianamente attraverso un web listening, vedendo quante persone parlano di una certa marca e in quali termini. Incrociando queste due dimensioni, quindi momento e granularità, si hanno tanti KPI e tanti modi e modalità di misurazione. L'importante è quindi avere però poi alla fine della fiera un sistema, noi lo chiamiamo un po' omnicomprensivo, un sistema olistico che mette insieme tutti i pezzetti, perché può succedere che nelle grandi organizzazioni ci sia anche un po' di scollamento, per cui c'è un team che comunica in un certo modo e ottimizza un KPI, che ne so, gli accessi al sito. C'è il team di fianco, della stanza a fianco, che ottimizza un altro KPI che magari non sono perfettamente allineati e quindi ci vuole coordinamento, ci vuole organizzazione. Alla fine comunque avere un unico punto di riferimento, un modello di attribuzione, un modello econometrico, un marketing mix model, chiamiamolo un po' come vogliamo, è cruciale per capire il contributo incrementale di tutti i touch point. Poi un elemento cruciale secondo me è che va oltre la technicality, è che è importante, cioè la tecnologia, il modello ci aiuta a calcolare. In realtà quello che fa la differenza sono le persone poi che alimentano il modello e che poi leggono i risultati della nostra misurazione. Diciamo che in un mondo ideale, calcolando quello che è l'incrementale dato da ogni attività, è naturalmente diverso basarsi su un business come EasyJet e Nissan, che hanno dei volumi molto alti di investimento, quindi anche scelta di canali, lato offline,
il mondo ideale dovremmo sapere quanto è il costo di acquisizione di la 7 piuttosto che di canale 8, piuttosto che di Italia 1, piuttosto che della singola trasmissione. Naturalmente quello che facciamo come valutazione e quello che ci dà il mercato, i vari fornitori tecnologici, sono delle misurazioni a silos. L'unico modo per avere delle misurazioni olistiche, complete, sono dei modelli econometrici e predittivi costanti e continuativi che prendono in considerazione diversi fattori, che può essere il vulcano, che può essere la giornata della Terra per quanto riguarda l'IT, quindi le auto elettriche, che possono essere qualsiasi fattore esogeno da competitor a quant'altro.